sei, vuoi parlare? Vieni. Ti faccio parlare, te lo giuro, sono contento. Vieni di là, vieni. Dai, fantastico. Fantastico. Allora. E no, che sono un mito, cazzo, pensavo che fossi un contestatore, sei un ruffiano. Chiedervelo. Allora, oggi, tutti, abbiamo uno in Parlamento condannato per associazione a delinquere, si chiama Genovese, iscritto al PD, è dentro il Parlamento. Noi abbiamo chiesto di far intervenire il Parlamento per metterlo fuori e metterlo in galera, visto che c'è un mandato di cattura della Procura di Palermo per associazione a delinquere. Allora io voglio sapere che cos'è oggi un'associazione a delinquere. Oggi un'associazione a delinquere è formata da un politico, un uomo d'affari, un banchiere, un notaio e un commercialista. Cazzo, a volte non c'è neanche il delinquente. Allora hai capito? Abbiamo oggi, e c'era questo che ci accompagnava, splendido, dicevo, guardi che non c'è un cazzo. C'è tutti questi soldi, vanno nelle opere limitrofe, tangenziali, raccordi, un'autostrada di 15 corsie che va da Modena, da Monza a Milano, 15 corsie, sopraelevate, attaccata a Paderno Dugnano. Cazzo, me ne so tutte queste cose qua. Allora, eri con me, perfetto. Allora, quelli di Los Angeles hanno chiamato il sindaco di Paderno Dugnano e gli ho detto, come cazzo fate a fare una tosa di 15 corsie? Noi siamo arrivati a 14. Questo cantone, poi c'è Greganti, di nuovo ve l'ha spiegato prima Dan, c'è Greganti, di nuovo Quagliotti, Greganti, i referenti di Fassino, il globulo, cioè, hanno una città che ha il più alto debito d'Italia, avete una regione in Piemonte che è la più alta, il più alto debito d'Italia, hanno fatto di tutto, comprato voti, le liste falsificate, qui non c'è più da dire noi facciamo meglio, noi non siamo meglio di nessuno, teniamoci presente, noi non siamo né più onesti né più degli altri, noi vogliamo solamente cambiare, dare un taglio, basta, abbiamo da liberare le macerie con un caterpillar, i grillini, l'antipolitica, questi che smanettano sul computer, questi ragazzotti scompariranno, sono una scorreggia nella tempesta, ve lo ricordate? Non ci cagavano minimamente, e vi ricordo che Gargamella, quello del PD, Gargamella è venuto a dirci non a fare un governo con noi, a chiederci 15 senatori, perché non contavamo niente, siamo stati eletti come primo movimento in Italia, come numero, arrivato lì non ci ha neanche detto, cazzo, è una bella cosa, una novità, no, dateci 15 senatori, tanto la gente ha votato per voi ma si è sbagliata, dateci 15 senatori, così governiamo noi senza di voi, così, non ci cagavano più, eravamo l'uomo qualunque, e arrivano e scompaiono, adesso si devono rendere conto che ci siamo e non ce ne andiamo più, altro che scompariamo, altro che Hitler, e adesso cambiano strategia, non siamo più gli imbecilli, gli sciocchini, i grillini, gli svanettatori, oggi siamo i violenti, siamo Stalin, Hitler, sono veramente, ma non avete visto i dati, stanno perdendo milioni di ascolti, milioni di persone, i TG non li guarda più nessuno, è una meraviglia, c'è qua mi dicono che c'è addirittura Telese, il povero Telese che fa informazione, invece di fare informazione, Telese, ovunque tu sei, dai un po' gli 80.000 euro che devi a quei poveracci che hai messo per la strada con un giornale, dai un po' dagli i soldi, Telese, dagli i soldi che gli devi a quel cazzo di giornale, sentilo un po', senti, perché bisogna che senti, bisogna che ti rendi conto cosa c'è dall'altra parte della telecamera, e quando, fermi, non si è offensivi, lui ha fatto un giornale, ha licenziato delle 80.000 persone a 100 precari, quelli che erano a tempo indeterminato li ha lasciati lì, invece quelli precari in mezzo a una strada senza 80.000, questo qui è quel signore che va in televisione a dire che cosa, io sono nazista e Casaleggio è Benito Mussolini, è quello lì. Sanno benissimo, no, noi non siamo aggressivi, noi siamo buoni, noi vogliamo bene quel coglione lì, li vogliamo bene, perché il vento arriverà anche lì, il vento arriva anche lì,
fascisti, siamo noi i fascisti. Siamo, guardate che ogni epoca ha il suo fascismo, ogni epoca ha il suo fascismo, e il fascismo nasce da cose che ci sono, che stanno cominciando ad apparire in Italia: la mancanza di un'informazione normale, la mancanza del depistaggio delle notizie, il depistaggio di qualsiasi cosa, l'affossamento della scuola, della cultura, del senso critico, il giornalismo. Il giornalista non esiste, esiste il giornalismo, che è un servizio pubblico che devi dare alla gente per acutire il suo senso critico e basta. Poi non c'è quello super parte, non esiste il super parte, l'obiettivo, l'obiettività del giornalismo non esiste. Esiste però un'onestà culturale, un'onestà. L'onestà esiste, l'onestà intellettuale. Non ce l'ho più il diritto di satira, perché non faccio più satira, non sono più un comico. E allora cazzo, se dico psiconano, già i nani mi vogliono denunciare, l'associazione nani, ti dico, ti diffamiamo, gli psicotici del PD mi vogliono querelare. E allora bisogna stare molto attenti. Sono cattivo, ha detto Berlusconi, e io sono cattivo per influenzare i miei coetanei, poi le persone anziane, perché teniamo presente che siamo il popolo più vecchio d'Europa, abbiamo l'aspettativa più lunga d'Europa, siamo il popolo più longevo quasi del mondo dopo i giapponesi, abbiamo 22 milioni di pensionati della mia età, io ho quasi 70 anni, ragazzi. Allora ci sono nel 2015, è giovane, sono giovane. Però tu vedessi, dalla vita in giù un bambino, cioè, mi cago addosso e mi piscio addosso. No, scherzo. Allora mi fai dire queste battute, ora ci apre il TG5 con questa battuta. Ogni tanto bisogna che faccio queste cose. C'è anche il TG3, aspetto che mi venga da scorreggiare, poi così aprite il servizio. Vedete come io cado in queste trappole? Da solo mi ci metto. Perché sono cattivo, ha detto il psiconano, per terrorizzare. Perché l'Italia, ci sono 22 milioni di anziani come me, e metà non hanno voglia forse di cambiarlo questo status quo di cose, perché magari sopravvivono, perché magari hanno una pensioncina, ma beh, ma non è mica un reato, hanno una pensioncina, magari hanno la seconda casa, magari low cost, magari hanno i prezzi più bassi, ci sono i prezzi bassi, sopravvivono. Perché dovrebbero votare un movimento dove c'è un leader che grida mandiamoli a casa tutti? Loro non vogliono mandare a casa tutti, loro vogliono Berlusconi, che gli dice ti do la dentiera, ti ci metto anche un gratta e vinci, cazzo. E loro sanno che sono balle, perché Berlusconi una volta raccontava balle strepitose, ma ci credeva, e 1 milione di posti di lavoro, il contratto con gli italiani, ci vedeva, si immedesimava talmente tanto nelle palle che ci credeva. Ora vi sembrerò cattivo, posso sembrarlo a una persona della mia età, posso sembrare volgare, ogni tanto dico qualche parolaccia, ogni tanto, scusa, ma sì, non ti posso rispondere, scusami, non ti posso rispondere, io ti voglio bene, vieni a casa mia, ti adotto, stai lì con mia moglie, ti fa un culo così come padre, perché io in casa non posso dire una parola, se vieni tu mi fai anche un piacere, ma io in casa sono preso per il culo, io qua sono un leader, vado in casa, sono una mezza merda, i miei figli mi prendono per il culo tutti, mi passi l'acqua la vuoi dal basso come la democrazia, mi prendono per il culo, quindi se vuoi venire in casa io ti faccio parlare con mia moglie, io sono qua, non l'ho mica fatto per i soldi, se avessi fatto una cosa per i soldi e il potere mi sarei candidato, magari avrei tenuto i 48 milioni, 42 milioni di rimborsi elettorali, avrei fatto il tesoriere di 42 milioni, sono una bella cifra, ma chi ce l'ha fatto fare? A volte dico, ma chi cazzo ce l'ha fatto fare? Loro che devono lavorare a 3.000 euro al mese con la famiglia a Roma, rendicontare i caffè, gli scontrini, chi gliel'ha fatto fare? Perché non abbiamo fatto come gli altri? Io mi tenevo i soldi, facevamo lo statuto col tesoriere, io facevo il tesoriere, loro prendevano i soldi e andavamo dentro quel sistema e potevamo vivere benissimo, ancora per qualche anno, perché se non c'eravamo noi questo sistema durava ancora di più, perché non capiscono. Allora vedersi entrare delle persone così, dove sono? Delle persone come avete visto, parlamentari che abbiamo dentro, vederseli apparire da un giorno all'altro in un Parlamento che è lì immobile, che si sono spartiti questi parassiti l'Italia per oltre 30 anni, ecco che vedono una cosa, entra uno e lo guardano in modo strano, perché questo si aggira. E chi è quello lì? Una persona
OGM, un modificato geneticamente. Sai, no, è l'onesto. L'onesto che gira. L'onesto curioso. Onestà e curiosità è un binomio deflagrante. Uno che va a controllare le leggi. E tutti che lo guardano dicono: hai visto cosa ha fatto quello? Prima di votare ha controllato cosa votava. Non è mai successo da 40 anni. Ma andavano, andavano sotto show. Perché loro non sanno un cazzo di cosa votano. Siamo andati a milioni nelle piazze, non a spaccare vetrine o a picchiarci con la polizia, ma andare per banchetti, raccogliere firme, andare a votare ed essere eletti dai cittadini, che è la cosa più bella del mondo. Gaudenzio, chi è quello lì a cavallo? Allora, sì, io ho questo rapporto con i cavalli, quando abbiamo fatto a Torino, piazza Castello, che, no, piazza, dov'è? Quella del cavallo, San Carlo, che c'è il cavallo in mezzo, te lo ricordi? C'erano, dunque, ci sono stati 150.000 persone, per il due, il Videi secondo, no? Videi due. 150.000 persone col cavallo, il cavallo era girato. La foto sulla stampa l'hanno presa io e il cavallo, che parlavo col culo del cavallo. Cioè, quindi quando vedo un cavallo io... E c'è la televisione. E allora, è anche la parolaccia. Sì, si sta ricompattando il fascismo e il nazismo. L'unico paese dove non è nato ancora una roba forte così è questo, e noi l'abbiamo inventato il fascismo. Se non si è formato è grazie a noi che abbiamo fatto da cuscinetto e abbiamo incanalato le cose violente dentro un movimento di pace. Noi siamo una comunità nata il 4 di ottobre del 2009, il giorno di San Francesco, apposta. Siamo i primi francescani d'Europa. Papa Bergoglio è venuto dopo l'euro. Allora voi andate su Google, andate su un motore di ricerca come Google e digitate Bersani 2011 luglio Floris, intervista a Bersani nel luglio 2012, il 27 di luglio, e Floris a un festival dell'Unità a Gargamella dice, Garga, no, non lo chiama Garga, ma lo chiama onorevole, onorevole, bene, e dice: senta, ma voi firmerete questo tremendo fiscal compact che ci indebiterà per 20 anni a 50 miliardi di tagli all'anno per 20 anni? Lui, testuali parole, dice: mai consegneremo il popolo italiano ai più grandi usurai della storia. Andatela a sentire. 2 mesi e mezzo dopo, tutto il PD firma a favore del fiscal compact. Perché il comunismo è fallito, perché è stato applicato male, era il sogno della condivisione, è stato applicato male, alla fine la sapete che ha fatto. E il capitalismo non è stato applicato male, è questo. È il capitalismo di rapina, non è un effetto secondario applicato male, è il capitalismo di questi cinici, che vanno in Grecia, disfano la Grecia, quando la Grecia si poteva salvare, era il 2% del PIL dell'Europa, si poteva salvare con niente. E il capitalismo va lì, disintegra la Grecia, come se niente fosse, va in Portogallo, come se niente fosse, va in Irlanda, come se niente fosse, viene in Italia, va in Spagna, va in Francia. È questo il capitalismo. Non prevede la... Vi ricordate? Ho fatto un ospedale sulla logistica, dove metà camion che girano, sovvenzionati con i soldi nostri dell'Unione Europea, metà dei camion che girano in Europa. La cosa impressionante è che sono vuoti. Non riescono neanche a fare un piano logistico per farli girare pieni. Rischi che ti schiacci un camion e tu, prima di morire schiacciato, guardi e dici: cazzo, è anche vuoto. Ma vaffanculo. I mezzi container sono vuoti, navi che girano con i container, perché il valore aggiunto non è più la merce arriva dalla Cina con 5.000 euro, e il container poi, il container lo devi mettere da qualche parte, costa, è lì, allora lo fai girare, dove lo metti costa, e il valore aggiunto è il container, è il contenitore, non quello che c'è dentro. E allora vanno persino in Australia perché costa meno, pensa, mandare un contenitore in Australia perché sennò non sai dove cazzo metterlo, perché costa di meno. E allora vediamo navi che vanno e vengono, camion che vanno e vengono, dove dentro non c'è un cazzo.
questa è l'allucinazione della nostra economia. Allora non proviamo a fare un pensiero diverso di questi stracci umani degli economisti che vanno in televisione a dire che io sono un coglione, un inesistente. Questa gente che non ha azzeccato uno, i professori dell'università non ne hanno azzeccato uno. La crisi del 2008 non l'ha prevista nessuno, hanno ancora il coraggio di parlare. L'economista è questo. Perdere, signora, ce la siamo anche goduta, abbiamo sofferto, per l'amor di Dio, ma ce la siamo goduta un po' la vita, avevamo una prospettiva, no? Questi qui non c'hanno più niente, e allora ecco perché il lavoro, 256 morti in Turchia per il lavoro, cavare carbone a 1000 metri, il carbone che poi viene qua a Turco e noi lo mettiamo nelle centrali per farci l'elettricità, questo è il futuro che vogliono queste teste di cazzo, è il più grande ricatto degli ultimi 100 anni dell'umanità, ma cazzo, il lavoro sì, il lavoro certo, ma non deve essere la tua vita, è tutta la tua vita il lavoro, una parte della tua vita, poi c'hai la famiglia, c'hai gli amici, leggere un libro, c'hai anche la vita dietro il lavoro. Che cos'è? Che cos'è? Il lavoro, non è il lavoro! Dobbiamo andare a governare, queste macerie devono essere spazzate via, questa gente senza dignità, questa gente che passa su qualsiasi cosa, su qualsiasi disperazione, così, con i bambini fuori, viene in cima Matteo, bisogna prendere le insegnanti di quella scuola e dargli un calcio nel culo e mandarle via. Ma è possibile? Ma fanno politica nelle scuole con i bambini, ma è incredibile. Allora, i loro azionisti piccoli li hanno disintegrati tutti, sono andato due volte a parlare in faccia a Profumo. Profumo era l'Unicredit, ha lasciato l'Unicredit con 13 miliardi di debiti e per beneficiarlo di questa sua azione meravigliosa se n'è andato con 40 milioni di euro di bonus ed era lì dentro col sorrisino e io ho fatto tutto il resoconto perché non ci vuole, leggevo un bilancio con questi azionisti ormai che sono lì che dico speriamo di recuperare qualcosa. Un bilancio completamente finto, dove vai a vedere ci sono pronti controterzi a 20 anni, ci sono i derivati, ci sono aggiotaggio, cioè è completamente finto un bilancio, non lo leggono neanche, non lo stanno neanche a sentire, è una farsa il CDA che dice il bilancio davanti agli azionisti. Prima, cazzo, la RAI, via i partiti dalle RAI, via i partiti immediatamente, via la pubblicità dalla RAI, vivi di canone o no, ma deve riformarsi. Invece Lebettino va in televisione a dire che anche loro devono fare i sacrifici perché la RAI dovrebbe vendersi per 250 milioni. RaiWay, sapete cosa sono? Sono il segnale, i tralicci, il segnale, vendersi il segnale a un fondo americano. Vinciamo noi! Grazie signori, ecco la sua. Gli amministratori e... Ti faccio un sottofondo. Abbiamo presentato anche qua il sindaco di Novara, Ballarè, del PD, la proposta di realizzare un impianto di riciclo totale delle plastiche, ma in 10 secondi l'ha scartata perché lui ovviamente preferisce consumare il territorio, come diceva Cristina. Pensate a quello che ha fatto Camparino a Torino, ha speso 500 milioni per realizzare un inceneritore che provoca emissioni di sostanze cancerogene e crea disoccupazione perché sappiamo